Ho appena finito la mia ultima corsa prima della partenza. Devo dire che non sono troppo sotto pressione in realtà, sono più preoccupato per la bicicletta che devo imbarcare sull'aereo. Ho paura che me la spacchino in mille pezzi. Per ora vado a fare i miei ultimi esercizi di rinforzo e poi si parte. Giorno prima della partenza e ho appena finito di imballare la bicicletta per il viaggio in aereo. Sono stato anche forse troppo zelante perché ho usato veramente tanto Pluriball, ma voglio essere sicuro che la bici arrivi intatta in Estonia. Ho utilizzato, e per questo ringrazio la mia compagna di squadra, una valigia Chiffon rigida, cioè il top in questo momento per trasportare le bici in aereo. Ho usato queste cinghie rosse qua che vedete per fissare il telaio. Praticamente servono a tenere il telaio in sospensione, tra virgolette, in modo che non tocchi le pareti della valigia. Dopodiché applichiamo il tappetino antishock, che divide praticamente la zona della bicicletta da quella delle ruote in modo che non ci siano urti. Infine metto anche le custodie delle ruote, questa è una cosa in più nel caso dovessero servire e comunque danno un'ulteriore protezione. Quindi adesso direi che siamo pronti per partire e ci vediamo in Estonia. Ho rotto la macchina. Stiamo aspettando di imbarcarci, abbiamo fatto tutto, abbiamo imbarcato la bicicletta. Teso per vedere se la bicicletta è intera. Appena arrivato in appartamento ho subito aperto la valigia della bicicletta. Volevo controllare che tutto fosse intatto e non ci fossero danni. Le ruote sembrano intere. Ed è stato un vero sollievo. Le ruote erano integre e anche il telaio non aveva nessun danno. A questo punto non mi restava che montare la mia bicicletta e andare a fare un giro per la città. Dopo aver rimontato la bicicletta, sono subito andato a fare un paio d'ore di ciclismo tranquillo per sciogliere le gambe. Sono andato sul mare, era una bellissima giornata, una giornata di sole, e ho anche rischiato di farmi veramente, veramente male e di mandare a monte il mio progetto Ironman prima ancora di cominciare la gara. Ho seriamente rischiato di morire, oh, per davvero, perché ero in bici, ero per bene sul lato destro della strada. Quando a un certo punto mi vedo passare un autobus, penso a un centimetro, e poi comincia a stringermi. Io non potevo spostarmi perché avevo il marciapiede alla mia destra, e quindi comincia a stringermi. Io sbatto ripetutamente contro l'autobus. Lui mi stringeva, io sbattevo e continuavo a sbattere contro l'autobus. Avrò sbattuto 3 o 4 volte, ci sono anche i segni sul manubrio. Non so come sono riuscito a rimanere in piedi, però me la sono vista veramente brutta. Comunque, mancano 2 giorni all'Ironman e veramente l'ultima cosa che ci voleva era di farmi del male, di fare dei danni alla bicicletta. Mi sarebbe veramente dispiaciuto se fossi cascato. Però mi è andata bene, non tanto perché l'autista mi ha graziato, ma perché miracolosamente sono riuscito a rimanere in piedi. E sottolineo che era un pullman di linea, un bus della città. Quindi vi do un avvertimento: se venite in Estonia state molto attenti, ci sono delle belle piste ciclabili. Attenti quando andate in strada, questo ovunque, ma qua veramente sono stato 2 ore fuori e ho rischiato veramente di farmi del male. Questa è la zona di transizione 2, quindi dove si arriva in bici da quella parte, credo. Si lascia la bici, si mettono le scarpe e si esce a corsa di qua. Sono venuti a fare un sopralluogo. Queste sono tutte le rastrelliere dove si deve appoggiare la bicicletta prima di partire a corsa.
è molto figo perché poi uscendo dalla corsa, da questa parte, si corre praticamente sul vecchio porto dove ci sono delle navi in esposizione. Sono andato a fare il check-in al porto, al Race Center, dove c'è anche l'expo dell'Ironman, e mi hanno dato tutto quello che mi serve per la gara e anche qualche gadget. Partiamo dallo zaino, che a me sembra molto figo, ditemi voi cosa ne pensate. Apriamo, dentro mi hanno dato, allora, queste buste qua, devo mettere tutto quello che mi serve per la gara. La busta nera si chiama Run Special Needs e praticamente sarà posizionata, credo, circa a metà della maratona finale, e all'interno posso mettere qualsiasi cosa. Quello che va dentro questa sacca non mi verrà restituito se lo lascio lì, quindi devo metterci cose che o sono sicuro di prendere oppure è indifferente se poi vengono buttate. Sacca rossa per l'attrezzatura da corsa, quindi devo metterci dentro le scarpe, i calzini, quello che mi serve per correre, e questo sarà nella transizione 2, quindi quando finisco la bicicletta e comincio a correre. Sacca arancione, bike personal needs, sono di nuovo degli effetti personali di cui potrei aver bisogno a un certo punto della frazione di bicicletta, e viene messo circa a metà del percorso, e ovviamente non mi viene restituito ciò che metto dentro se non lo prendo durante la gara. Mentre per le altre sacche sì. Sacca bianca, allo start devo metterci dentro i vestiti che ho, quindi i miei vestiti da civile, diciamo, e poi mi vengono restituiti a fine gara. E la sacca blu è la sacca dove mettere tutta l'attrezzatura per affrontare la frazione di bicicletta, quindi casco, occhiali, guanti, insomma quello che mi serve. Una maglia in più perché fa abbastanza fresco. Poi continuiamo a vedere cosa c'è. Questa busta che, allora, contiene il mio numero 281, bene. E sono super contento perché partirò nel primo gruppo, nei primi 300, e la cosa interessante è che dietro, adesso ve lo faccio vedere, ci devo inserire il mio nome, i miei riferimenti e anche i numeri di emergenza nel caso mi trovassero morto sull'asfalto, o allergie eccetera, medicinali nel caso ne avessi bisogno. Bellissima cuffia arancione, ogni gruppo ha il suo colore, quindi cuffia brandizzata Speedo. Lo stavo guardando al contrario, sono gli sticker da attaccare alle sacche, quindi tutti i numeri da attaccare ovunque. Questo è il chip, anche questo con il mio numero, che mi devo mettere alla caviglia e serve alla giuria, diciamo, per controllare tutti i miei passaggi, che non vari e non tagli il percorso. E poi braccialetto che mi consente di entrare a tutti gli stand, nelle zone di transizione, in tutto quello che riguarda Ironman Tallinn. Vado a fare il check-in della bicicletta, ci vediamo dopo. Dopo un anno di allenamenti avevo ormai capito che fare un Ironman non sta nel vincere o nel fare un ottimo tempo, sta tutto nella crescita personale a cui ti porta. Dieci ore prima della gara stavo osservando il tramonto e sinceramente mi chiedevo se sarei stato pronto per affrontare una sfida di questo tipo, ma non mi restava che riposare ed essere pronto per il giorno dopo. Ho preparato tutto,
Siamo alla sera prima della gara. Sto preparando per andare a letto. Sono solo le 9, ma mi devo alzare alle 3:45 domani mattina, quindi vado a letto. Ci vediamo domani. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.